Salve a tutti, questo video nasce dopo l'ennesima polemica che ho avuto in un forum per quanto riguarda GNU/Linux e tecnologia. Mi sono addentrato in un forum che avevo in passato descritto come forum abbastanza serio, però ho constatato ancora una volta che è una pagina di Facebook, una delle tante pagine. Ho constatato ancora una volta che la maleducazione impera e l'arroganza va sempre avanti. C'è gente che se ne intende poco, gente che se ne intende mediamente, gente che se ne intende molto di più, sono addirittura anche programmatori, Python e così via. Il problema qual è stato? Allora, io di solito guardo i forum, mi sono addentrato in questo forum che era l'unico che avevo conservato, questa pagina di Facebook, perché di solito me ne vado abbastanza incazzato da questi forum perché c'è sempre il maleducato di turno. Ora, ho ritrovato il maleducato di turno che avevo trovato in altre situazioni. E questo personaggio è uno che fa delle remix che sanno fare anche i bambini. Tra l'altro le ho provate e neanche funzionano. Remix che facciamo un po' tutti a casa e nessuno li mette diciamo, con le ISO. La maggior parte le lasciamo a casa perché ci facciamo le remix, non c'è bisogno che andiamo a prendere le remix di un altro. Chiusa parentesi, c'è stata presente una domanda di un neofita che è entrato nel Linux per la prima volta e voleva installare Systembach. Systembach è un programma che praticamente fa fare le remixate alcune distribuzioni che riguardano appunto GNU/Linux e si fanno delle distribuzioni remixate fatte diciamo, a immagine e somiglianza di chi lo deve utilizzare. Si crea una ISO e poi quella ISO si utilizza come si vuole. Lo sanno fare un po' tutti, però nel caso specifico l'utente ha chiesto come doveva fare. Il problema qual era? Aveva scaricato la ISO praticamente da lettore Majorana Rigela, dove a disposizione, si mette a disposizione un download di Systembach con. Si clicca a caso e fa il download con all'interno di un targz, quindi un file compresso, c'è un sh, quindi un eseguibile che si esegue tramite il terminale. Quindi cliccando si apre il terminale e si installa automaticamente tutto. Ora, nel caso dell'utente in questione, nel mio caso non c'è questo problema. Nell'utente in questione il suo file manager ancora non era configurato per il terminale. Vado su scaricati qua. Io ho scaricato Systembach anche se già l'ho installato e leggevo tanti modi di diciamo, uscire dal problema. C'erano delle cose, cioè, tutto che riguarda il terminale, fai cd, apri terminale, fai questo, fai quello, a destra e a sinistra, insomma, quell'utente si è un po' confuso. Io ho detto, vabbè, fai la cosa più semplice, se non si apre il terminale, almeno per questa volta, fai così, fai tasto destro sul targz che hai praticamente scaricato dal Majorana e fai estrai qui, come aveva già fatto lui. Ora c'è l'installatore, cioè praticamente il programma in SH che installa automaticamente tramite il terminale. Ora nel mio caso, facendo tasto destro, mi dice esegui nel terminale, nel caso di quell'utente non succedeva. Per ovviare a questo problema si può fare, come diciamo noi, almeno nella zona di Palermo si fa a femminetto, nel senso che si fa la cosa più semplice invece di fare la cosa più complicata. Fa tasto destro, io questo avevo proposto, tasto destro, apri l'editore di testo semplice, può essere Gedit, come può essere in questo caso LeftPad, e qua ci sono dei vari comandi in bin bash, cioè in bash. Questo script installa Systembach e fa anche un'installazione di una versione se c'è precedente. Ora andate a scartare praticamente quello che non serve, andate a prendere l'installazione vera e propria. Quindi andate in questa riga di qua, sudo apt-get, che poi si vede insomma qual è questo di qua.
andate nel repository e fate tutto manualmente, aprite il terminale per i fatti vostri, andate qua ad aprire accessori, lo potete aprire dove volete voi, terminale, andate ad aprire il terminale e quello che vi serve lo mettete e installate manualmente come se non c'è l'SH, fate copia e andate ad incollare le tre righe di comando, quelle fondamentali, sudo apt-get repository, ppa, eccetera, eccetera. Poi c'è l'update e poi installa systembank. Si installa tranquillamente systembank. E si evitano tutti quei problemi, tutte quelle operazioni che sono da utente già smanettone. Io avevo proposto questa cosa, si installa tranquillamente e si evitano di fare altre cose. Poi se successivamente si deve abilitare il terminale nel file manager, quella è una cosa che si farà quando sarà più esperto l'utente in questione. Io avevo proposto questo e senza inserito il solito maleducato che lo trovo in tutti i forum, difatti me ne sono andato da tutti i forum perché mi dava dei lori di testa allucinanti perché non si può sopportare. Questo personaggio fa delle remix che tra l'altro neanche funzionano, fa delle remix e si inserisce in tutti i forum, quindi è uno remixaro, non è neanche un programmatore. E ha detto la sua, ha detto che quello che ho proposto io è improponibile perché il GEDIT, io ho proposto il GEDIT come testo editore di testo semplice, il GEDIT non è un installatore. Ho detto guarda, leggi sopra perché non c'entra niente quello che stai dicendo perché ho fatto prima di scrivere devi leggere e poi mi scrivi quello che devi scrivere. E ha continuato a dire a farsi esperto, screditandomi, perché avevo dato la soluzione anche quella più semplice. Io System Back, come vedete, l'ho già, dov'è? Strumento di sistema, l'ho già installato, in tempi remoti, quando non avevo l'apertura del terminale, io facevo esattamente quello che vi ho fatto vedere e si installa con l'editore di testo semplice, copia e incolla. Io avevo proposto questo, poi mi sono sentito dire che ho scambiato il JDeb, che è un installatore di pacchetti, per il GEDIT, che questo lo può scambiare solo chi entra per la prima volta su Linux. Ora, sentirsi preso per scemo di uno che fa solo delle remix, dà fastidio. E dopo l'ennesima rottura di balles, come si suol dire, mi sono auto espulso da quest'altro forum, pensavo che era un forum serio, e ora non farò altro che guardare perché quando dico qualcosa io c'è sempre uno che rompe le sballas tutti i giorni e che si fa pubblicità, screditando gli altri che danno delle soluzioni logiche, semplici e per non far confondere quell'utente che in quel momento aveva bisogno di aiuto. Mi raccomando, state lontani da queste pagine di Facebook, questi forum, perché trovate sempre il rompipalle, che guarda caso è iscritto a tutti i forum possibili e inimmaginabili di internet. Quindi evitate questa persona, evitate questi forum, se volete imparare qualcosa andate a cercare qualche blog, cercate su Google e non addentratevi in questi forum e mi raccomando non metteteci parola perché poi vi ritrovate il solito troller, il solito remixaro che vuole fare l'esperto, il programmatore. Ho fatto vedere come si può risolvere alla femminetta, come ho detto io, l'installazione di un SH che non viene seguito dal terminale, dipende dal file manager che avete o se avete l'abilitazione. Si può risolvere anche in questo modo. Mi raccomando, non scambiate GEDIT per JDeb, come ha detto il troll. Scusate, manca la voce. Come ha detto il solito energumeno che mi rompe le sballas ogni volta che vado a vedere dei forum. Se non avete l'esecuzione diretta dal terminale, fate come ho fatto io e non sentite nessun altro. Il solito personaggio che si sente il migliore del mondo. Chiudo qua questo video, mi raccomando, cercate sempre la soluzione più semplice, non addentratevi in cose complicate e non seguite alcune persone che vogliono
spacciarsi per programmatori, ma sono solo dei remixari. Un saluto a tutti da Salvatore, a un prossimo video.